È sempre bello venire a raccogliere l'affetto dei tifosi, soprattutto quelli più piccolini, che veramente vedono il calcio come un gioco splendido, con tanto entusiasmo e ci ricaricano sempre, diciamo. Sappiamo che incontriamo una squadra in formissima, forse la più in forma del gruppetto che lotta per la salvezza. Niente, noi veniamo da una partita persa a Udine, cercheremo sicuramente di fare più punti possibili. Sappiamo le difficoltà della gara, della squadra che incontriamo, del fatto che comunque giochiamo in casa, per cui anche la piazza si aspetta il massimo risultato, però sarà una lotta durissima, non c'è niente di scontato e la vittoria ce la dovremo meritare sul campo. Io penso che, come hanno dimostrato durante l'arco di questo campionato fino adesso, insomma, chi entra al posto del compagno dà sempre il proprio contributo. Siamo tutti dentro gli schemi del mister, sappiamo tutti cosa dobbiamo fare. È chiaro che Emanuele ha dalla sua esperienza a fiuto del gol, però chi entrerà al posto suo sicuramente cercherà di mettere a disposizione della squadra, le sue qualità, che sono tante, c'era Rondo, Destro, insomma, ci sono tanti giovani soprattutto che vogliono far bene e poi vedremo. Comunque sappiamo tutti, come l'abbiamo visto, che chiunque entra dal suo contributo cerca di fare il massimo per il Siena. Ma noi siamo tutti tranquilli, nel senso che siamo un gruppo affiatato, tutti ragazzi straordinari, per cui non si crea nessun tipo di problematica, anzi il fatto che ci siano tanti giocatori bravi nel tuo ruolo ti obbliga a meritarti sempre il posto per la domenica, per cui è solo diciamo un vantaggio per la squadra, perché comunque la concorrenza spinge tutti a dar sempre di più e inoltre dà la possibilità al mister di scegliere chi in quel momento è nelle migliori condizioni, per cui il fatto di avere tanti ragazzi in rosa dà soltanto un contributo positivo a quello che può essere la prestazione della squadra.